Quindi non si tratta, come dice Gesù, di odiare la vita nel senso depressivo del termine. Tante persone dicono: ah, io lo vivo questo, io odio la mia vita, odio la mia vita, odio i miei genitori che mi hanno messo al mondo, odio, odio, odio. No! Ma odiare la nostra vita in questo mondo significa non scioperare, non autopunirsi, ma significa scoprire che c'è un'altra vita sempre in questo mondo che Dio ci può fare vivere. Quindi è odiare una idea, un'immagine umana soltanto della vita per promuovere la vita vera, la vita di Cristo, la vita abbondante che Dio ci vuole dare al di là di ogni circostanza, la vita libera dai condizionamenti esterni, la vita che ti può portare persino al martirio, come i nostri primi fratelli accettarono con allegrezza il furto dei loro beni perché avevano questa visione di qualcosa di migliore, di permanente dentro. Abbiamo bisogno di vivere per il migliore e il permanente. Abbiamo bisogno di cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose ci saranno date in più. In più, in più, ma prima veramente decidiamo di perdere, decidiamo di smetterla, di inseguire dei fuochi fatui, di inseguire qualcosa che sembra vitale, ma alla fine io vi dico una cosa che sto scoprendo sempre di più: posso fare a meno di tutto, ma come dicevamo la scorsa volta, non di Dio. Possiamo fare a meno di tutto, possiamo perdere su tutti i campi, su tutti i settori, possiamo perdere la salute, possiamo perdere tutto quello che volete, ma Cristo non lo possiamo perdere. Ma Cristo e la vita di Dio in noi non la perderemo mai. Ecco perché dico: rivalutiamola e lasciamo i nostri ideali, cerchiamo di salvare, smettiamola di cercare di salvare in assoluto certe cose, ma per amore di Cristo lasciamole, lasciamo il nostro esacco, lasciamo delle cose che sono legittime. Sto dicendo di lasciare le cose brutte, i vizi, quelle diciamo lasciamole a prescindere, ci fanno male, le dipendenze. Ma lasciamo anche quelle cose che legittimamente diciamo: no, ma questo no, io non posso vivere senza questo, io non posso vivere senza l'amore di questo, di quell'altro. Non tu non puoi vivere senza il mio amore, ti dice il Signore questa mattina. Se lo scopri, imparerai a perdere. Ma mentre perderai, vincerai, vincerai. Vincerai. Preghiamo un attimo. Signore, la nostra vita tante volte è tutta una serie di obiettivi, di traguardi che abbiamo cercato di raggiungere, e ti ringraziamo per quelli che sono stati raggiunti. Ma vogliamo veramente comprendere da queste sei espressioni forti della Tua parola nei Vangeli come è fondamentale capire che c'è una vita umana, naturale, che tante volte anche per istinto di conservazione proteggiamo, e c'è una vita Tua in noi che non perderà anche se perde. Tanti dei nostri fratelli nel passato, ma anche nel presente, quando accettano la tua vita, è come se perdessero la faccia, perdessero la rispettabilità, perdessero la libertà, vengono imprigionati, perdessero la vita, vengono uccisi, perché i cristiani perdono tante cose, ma vincono quella che è la vera vittoria, quello che è eterno, quello che nessuno e niente ci potrà mai levare. Vogliamo veramente riflettere su questo e adoperarci
per poter vincere veramente, mentre all'esterno sembra che perdiamo. Vincere, 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 stravincere. E grazie perché siamo più che vincitori in virtù del tuo amore, passato, presente e futuro, della tua presenza nella nostra vita. Questa non ci potrà mai fare perdere in assoluto, anche se tante cose non sono come le abbiamo immaginate, anche se tanti idoli dovranno crollare nella nostra vita, anche se tante cose metteremo un atto di rinuncia, lo emetteremo, lo esprimeremo, perché non vogliamo salvarci da soli, ma vogliamo scoprire quella salvezza meravigliosa che tu ci hai donato in Cristo, nel nome suo. Amen.